Con il cuore show tra passione e solidarietà si è svolto nell'auditorium Riccardo Baglioni dell'oratorio Sant'Annibale di Francia la seconda edizione dell'evento benefico organizzato e promosso dal consigliere Nicola Civita, che ha coinvolto giovani talenti e professionisti locali con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati all'associazione Orizzonti, fondamentali per comprare cibo da donare a parrocchie, famiglie bisognose e altri enti di volontariato della BAT. Con il cuore show questa volta ci siamo prodigati per aiutare l'associazione Orizzonti, che si occupa sul territorio interprovinciale dal 2008, si occupa tra Caritas, parrocchie e tanti altri centri di volontari per lo smistamento di beni alimentari, e oggi ci siamo grazie al supporto di tanti imprenditori, tanti commercianti e parte anche di istituzioni cittadine nostre andriese e anche da fuori, tipo voglio ringraziare parte dell'amministrazione di Barletta che ci ha supportato anche per questo evento, e ci saranno anche progetti futuri in atto quanto prima, sempre per il segno della beneficenza, solidarietà, ma anche per la promozione di giovani talenti del nostro territorio. Per il dottor Angelo Guariello, responsabile dell'associazione Orizzonti, in realtà presente sul territorio provinciale e interprovinciale dal 2008, si è trattata di una importante occasione che ha unito solidarietà e divertimento, la testimonianza più vera di quanto l'unione possa determinare la forza. L'arte sposa la solidarietà ed è per noi di Orizzonti una cosa bellissima. Grazie a Nicola Civita possiamo godere anche di alimenti che andranno distribuiti alle famiglie bisognose del territorio. Laddove la povertà sta aumentando tantissimo, sia quella alimentare, quella sanitaria, quindi questo è un gesto che noi ci riempie il cuore. Ecco, io non ho parole per descrivere quanto bene può fare l'arte alla solidarietà. Questo connubio è fondamentale, che ben venga, che sia l'inizio di un processo che continui. Nel corso della serata diversi gli spettacoli portati in scena da giovani cantanti, ballerini e il cabaret di Pino Fusco. All'evento tra i presenti la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il vicepresidente del Consiglio Comunale di Barletta, Ruggero Grimaldi. Intorno alla solidarietà ci si muove da più parti e questo è un bel segnale. E bisogna cercare di fare sempre più squadra per evitare che si disperdano anche tutte le energie che vengono profuse. E per la serata davvero sono state messe in campo tantissime risorse dal punto di vista umano, e quindi è bello che la solidarietà passi anche dalla valorizzazione dei talenti della nostra città in vari ambiti, perché poi sono loro insomma che si esibiscono, che fanno lo spettacolo, che creano anche attrazione, un'attrazione che è finalizzata ad un progetto benefico. Quindi sono davvero grata a tutti coloro che hanno ideato, pensato e realizzato questa manifestazione. La beneficenza, la solidarietà non ha confini né politici né territoriali. Quella di oggi è una serata importante, al consigliere Nicola Civita, nonché amico, vanno tanti complimenti, perché dimostra ogni anno di saper unire tantissime persone nella sua città e non solo, da tutto il territorio, anche la mia presenza ne è un esempio, a favore della solidarietà. Ed è quello oggi il ruolo che un politico dovrebbe svolgere, non solo nelle istituzioni ma soprattutto a favore del sociale. Nicola Civita lo fa ogni anno, coinvolge tanti imprenditori, tante associazioni, tante personalità dello spettacolo e della cultura, quindi a lui vanno i meriti. Noi anche come amministrazione comunale di Barletta siamo contenti di poter contribuire al nostro piccolo con il supporto istituzionale a queste iniziative. Speriamo presto di poterla ripetere nella nostra città, e ancora i tanti complimenti all'amico consigliere Nicola Civita per ciò che fa nella sua città e per tutto il territorio.